Definire le strategie più adeguate ed efficienti per un sistema di accoglienza coordinato e coeso è il punto al centro della mozione presentata nel Consiglio Comunale di Lavello, a cui ha preso parte anche il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, una presenza per sottolineare la vicinanza delle istituzioni alle amministrazioni locali in prima linea in questa fase dell'emergenza. Dobbiamo fare in modo che questo sforzo importante sia uno sforzo comunque organizzato e strutturato e quindi possa essere davvero produttivo di effetti benefici per persone che vengono da momenti di difficoltà. E i numeri dell'accoglienza sono già importanti. Ad oggi abbiamo in provincia di Potenza 412 tra adulte e bambini ucraini distribuiti in 44 comuni, sono dei numeri che cambiano giorno per giorno, sta crescendo sensibilmente anche il dato relativo ai minori non accompagnati. Il coinvolgimento del terzo settore per la gestione di tutte le attività sarà la base di un modello integrato che possa venire incontro alle esigenze delle persone che arriveranno. Serve a dare una migliore sistemazione, un miglior coordinamento agli aiuti perché chiaramente siamo soltanto alle prime battute. In questo momento abbiamo un numero di famiglie intorno ad una ventina di unità e però ci aspettiamo numeri molto più importanti. E in prima linea ci sarà anche la Chiesa. Attraverso la Caritas, in piena sinergia con la Prefettura e con i sindaci, sta attivando un corridoio di accoglienza e un cordone di protezione. Tra gli interventi in consiglio anche quello di Liuba, cittadina ucraina da anni residente a Lavello, che ha chiesto di abbracciare e proteggere le donne e i bambini in fuga dalla guerra, aiutandoli attraverso lo snellimento delle pratiche burocratiche per ottenere i documenti.